Ciao, sono Mariella Cesaroni, Vocal Coach. Ci tengo a precisare che quando parliamo di atteggiamento rilassato non vuol dire stare accasciati come un sacco di patate, ma è riferito più ad uno stato mentale sereno nell'affrontare l'intero lavoro di emissione sonora e, come abbiamo già detto, è riferito anche ad uno scioglimento delle tensioni muscolari che accumuliamo con la vita frenetica di tutti i giorni. Questo ci permette quindi di affrontare in maniera più consapevole e corretta un buon lavoro muscolare su più fronti. I muscoli devono essere tonici ma non rigidi. Ne abbiamo già parlato nel sostegno diaframmatico, che è il cardine dell'intera attività di fonazione. Fondamentalmente definiamo la postura verticalizzata, ovvero sostenuta nel tronco dai muscoli dorsali, che lavorano e permettono una strategica posizione allineata del busto. Questo allineamento lo ritroviamo sia a livello cervicale, in cui non deve verificarsi alcuna incurvatura, molto utile per esempio a pensare al mento che punta a 45 gradi verso terra, e in egual misura è riferito alla zona lombare, no bacino anteroverso, no sedere a papera, ma un perfetto allineamento, come se ci fossero due forze opposte, una che tira verso l'alto dalla fontanella e l'altra che tira verso il basso dal coccige, riequilibrando la colonna vertebrale. Le braccia devono rimanere morbide e rilassate lungo i fianchi, come le spalle devono restare ferme e parallele, senza creare alcuna tensione e nessun effetto pannistesi. Le ginocchia rimangono morbide, come si insegna ai principianti dello sci o del pattinaggio, e devono permettere di molleggiare per tenere un buon equilibrio insieme alla postura delle gambe, che leggermente divaricate all'altezza delle spalle, quindi non siamo né soldatini di stagno né stiamo facendo degli squat, ma pensiamo di creare questo parallelismo anche con la posizione dei piedi, che va a delimitare un'area perfetta entro cui far cadere il baricentro corporeo per darci maggiore stabilità. Ecco, per effetto di questa postura verticalizzata sarà molto più semplice effettuare una buona respirazione costo-diaframmatica, che risulterà addirittura più naturale. Come per i ballerini di danza classica che, per via dell'atteggiamento fiero, adottano una respirazione che coinvolge il muscolo diaframmatico. Bene, da questo momento in poi cerca di concentrarti anche sulla postura, che insieme ad una buona respirazione costo-diaframmatica è la base del canto, nonché l'80% del lavoro svolto con la voce. Continua a seguirmi sui social e non perdere le prossime lezioni. Buona voce! The tape is now complete.